tutti, bentornati in un nuovo video spacchettamento di un pacchetto creativo di un ordine da due negozi, quindi già qui qualcuno avrà capito che ho fatto praticamente ieri, perché sono veramente una cosa velocissima. Mi hanno spedito tutto il pacco, mi è già arrivato oggi, anzi no, l'ordine l'ho fatto avanti ieri, però la sera, quindi già l'orario di spedizione non era ovviamente più agibile. Ieri poi l'hanno spedito, non so più parlare, ieri l'hanno spedito e oggi mi è già arrivato, quindi veramente un giorno per la spedizione è una cosa assurda. Io amo questi due negozi e sono Flick Emporium e Sparkle Treasure Shop. Adesso io so cosa c'è all'interno perché ovviamente sono cose che ho acquistato, ma il corriere oggi, siccome io non ero in casa, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, visto che tanto so chi sei, senza che mi firmi niente ti ho buttato il pacco del giardino. Ora, il cancello del mio giardino è molto alto, quindi lui per averlo buttato significa che essenzialmente ha fatto canestro, cioè l'ha letteralmente buttato, lanciato con una forza disumana. Quindi io so quello che c'è dentro e non dovrebbero esserci cose che si rompono, anche perché comunque loro spediscono sempre tutto molto 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 bene. Una cosa potrebbe essersi rotta, ma oddio, io spero di no, perché altrimenti non, veramente c'è una cosa assurda. Quindi niente, apro e scopriamo insieme se è tutto intero. Tra l'altro, anteprima, fragile, va bene. Cerco di aprire tutto e una volta aperto spacchetto tutto insieme a voi. Allora, vediamo la prima borsa. Allora, il primo ordine viene da Sparkle Treasure Shop. Ho preso altre cosine che volevo e che appunto avevo scelto. Insomma, ho preso un po' di cosine e ora ve le faccio vedere. Aiuto, ovviamente vi ricordo il link ad entrambi i siti, se riesco ad aprirli li trovate qui sotto nell'info box, ma ormai sapete, le mie creazioni sono tutte uno Sparkle Treasure Shop. Oh, qua ci sono altri omaggi. Oddio, attenzione, questo prodotto temerà acqua e umidità, non immergerlo in acqua. Oddio, sono curiosissima, aspettate, apro questo perché così vi faccio vedere anche entrambi i bigliettini, perché sono messi qui dentro insieme. I miei ordini sono stati fatti da Sparkle Treasure Shop, se mette a fuoco, ecco qua, da Sparkle Treasure Shop e da Freak Emporium, ecco qua. Tra l'altro hanno i bigliettini più belli che abbia mai visto al mondo, ma ve lo ripeto da tantissimo tempo. Ecco qua, quindi l'ordine è stato fatto da loro due. Lasciamoli qua se riesco. Vi faccio vedere tutto. Prima voglio vedere le cosine che mi ha messo anche Giulia. Allora, ecco qua, su queste c'era scritto, questi sono dei cabochon, e c'è proprio scritto su, vi faccio vedere, sono cabochon cambia colore. Questo prodotto teme l'acqua e l'umidità, non immergere in acqua. Sono cambia colore, in effetti stanno già cambiando un po' colore. Oddio, non li avevo mai visti. Oddio, sono troppo curiosa. Questi dovrebbero cambiare colore, se non mi sbaglio. Poi mi farò spiegare ovviamente da Giulia e spiegherò anche a voi. In cambia colore dovrebbero essenzialmente cambiare colore in base alla temperatura corporea, credo, della persona che lo ha in mano, addosso. Non so se si riesce a vedere, ma sta diventando tutto blu, mentre prima li vedevo neri e ora sta diventando blu. Vi farò spiegare da Giulia come funzionano, ma veramente non ho mai avuto delle pietre cambia colore e secondo me sono una delle cose magiche che io amo, quindi una volta che lei mi spiegherà benissimo come funzionano io ve li farò rivedere per bene, perché cioè oddio, sono rimasta innamorata. Poi ci sono, yeah, che carine le luccioline a forma di cuoricino, e quelle sono come quelle che ho usato nella mia lucciolina, ma queste sono essenzialmente a forma di cuoricino. Vediamo se riesco a farvi vedere come sono quando si illuminano, guardate. Già così si vede parecchio. Aspettate che la lascio un po' al sole. E poi c'è questo qua, guardate quanto è bello questo. Ha delle luminescenze sul rosa bellissime. Cioè io questo non l'avevo visto forse nel sito, cioè l'avrei già preso. Guardate, tipo è bianco. Metti bene a fuoco. È bianco ma con colorazioni rosa, è qualcosa di spettacolare, bellissimo questo. Grazie Giulia, grazie. Quindi questo era il primo. Ora vi faccio vedere anche quello che ho preso. Ho preso la Fairy Powder, che è quindi questa qua, Fairy Powder, la misura è da 0,05 mm, sono 4 grammi di questa powder, sarebbe tipo polvere fatata, ecco, essenzialmente polvere fatata, ma
veramente mi aveva attirato un sacco, perché secondo me questa appunto sulle fatine sta da Dio. E guardate, dai, ditemi se non è perfetta per le mie creazioni. Io spero si veda bene. Ovviamente a fine video vado in giardino al sole e ve le faccio vedere bene, quindi a fine video trovate una clip intera. E secondo me è fantastica, è su base rosa, ma muovendola è molto olografica, quindi fa tante colorazioni arcobaleno, e base rosa ha del giallo, del rosso, del verde. È veramente polvere di fata, secondo me. Voglio farvela vedere un attimo con la bustina aperta, mentre qua cade tutto. Vediamo se riesco. Guardate se si vede bene. Guardate quanti colori fa. Cioè, è una cosa assurda. Guardate. Troppo troppo bello, questa la volevo troppo e in effetti sono rimasta già solo a guardarla così stra soddisfatta, veramente troppo troppo bella. Aspettate che qua mi è completamente caduto tutto, quindi anche questa qua super super consigliata. Poi ho preso questa qui, che è una polvere olografica ed è il Holo Lime Green, quindi verde lime, e questa l'ho presa anche qui perché mi piaceva tantissimo l'effetto su questo colore, quindi l'effetto sul verde della polvere olografica, e credo che secondo me possa essere molto molto utile per quando realizzo, non lo so, l'etame funghetto, comunque qualcosa a tema natura spolverata sopra. Deve essere qualcosa di assurdamente bello. Guardate, io spero si veda quanti colori che crea. Forse c'è effettivamente poca poca luce, ma guardate qui sotto, fa queste colorazioni arcobaleno che sono una cosa veramente assurda. Io provo ad aprire anche questo, anche se qua si vede poco. Vediamo se faccio così. Guardate che bella, cioè sembra di avere un boschetto fatato e sbrilluccicoso in mano, è troppo troppo bello. E questo qua appunto è questo qui, sono una bustina da 10 grammi ed è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di utilizzare anche questo qui, troppo troppo bello. Poi ho preso questa bustina qui, che invece è l'Emerald, quindi smeraldo, ed è una bustina anche qui da 10 grammi. Vi apro anche questa perché anche questa qua l'ho presa per lo stesso principio di questa, quindi per rendere, per fare un mix insomma. E anche questa mi piace da impazzire perché guardate, mi piace un sacco perché ha queste tonalità che sembrano quasi azzurre, verde acqua, ma sono anche verdi, e secondo me sono la magia pura, sono i prodotti secondo me migliori in assoluto, tutte queste polveri qui. Sono i prodotti migliori in assoluto che potete trovare da Sparkletree su Shop, perché ovviamente, ve lo ripeto sempre, tutto lì è bellissimo, tutto è lì di grande qualità, tagliato in modo ottimo, glitter, pigmenti, cose che veramente non trovate da nessun'altra parte in Italia perlomeno, ma io non le ho mai viste. Ma ha poi dei prodotti che quando li guardate dal vivo sono veramente magici, magici, magici. E appunto ho preso questa qua che è troppo troppo bella, guardate quanti colori fa. È bellissimo, ovviamente vi faccio vedere anche questa qui a fine video. Tra l'altro guardate come rimane, io avevo già notato dalla bustina che rimane così ed è molto molto fedele come effetto a quello dei miei glitter preferiti, quelli a base bianca. Quindi credo che questi qui sulle fatine, sulle creazioni in generale anche mi piaceranno tantissimo. Sono veramente bellissimi, hanno un taglio particolare, è molto molto bello. Ecco qua, quindi c'è anche questo qua. Sono veramente stra stra soddisfatta di questo pacchetto, veramente tantissimo. Poi, oddio, un'altra meraviglia! Qui c'è un'altra bustina, questa volta di glitter, e questi sono gli ametista e sono 4 grammi, quindi sono essenzialmente dei glitter color ametista, e questi già dal sito erano una cosa assurda, quindi non potevo assolutamente non prenderli. Guardate la bellezza di questi glitter. Guardate le colorazioni. Sono ovviamente color ametista, quindi questo glicine misto a questo rosa, cioè veramente sono una cosa assurda, assurda, assurda. Mi piacciono da impazzire, veramente, veramente da impazzire. E anche questi qua, ovviamente ve li faccio vedere bene perché tutto quello che ho preso oggi
è ovviamente bellissimo, ma alla luce del sole rendono davvero molto molto di più. Poi ho preso questi qui, che sono i Blue Sugar Flush, che sono da 4 grammi, sempre la confezione, quindi ovviamente vi ripeto, c'è tantissimo prodotto, perché questi glitter, sebbene le bustine possano eventualmente dal video sembrarvi piccole, in realtà hanno dentro tantissimo prodotto, e questi sono troppo troppo belli, perché guardate, sono bianchi, ma hanno tutte queste luminescenze qui sull'azzurrino, questi colori quasi ghiaccio, non lo so, ma è troppo troppo bello. Veramente un effetto pazzesco. Vi faccio vedere di nuovo il nome. Eccolo qua. Guardate, è troppo bello, guardate. Anche con questo si possono creare degli effetti assurdi sulle nostre creazioni, veramente. Io da quando ho scoperto Spacchette sul Shop, le mie creazioni sono veramente salite di livello in una maniera assurda. Poi ho preso questi qui, che sono Pop the Bubbles Mix da 5 grammi, quindi questi sono in realtà un mix, e si chiamano Pop the Bubbles perché assomigliano davvero ad una a delle bollicine di sapone. Aspettate che vi faccio fare lo zoom, guardate che belle. Poi hanno comunque anche queste tantissime tonalità, guardate quanto sbrilluccicano. Sono davvero davvero fantastiche anche queste qua, sono davvero bellissime. E anche queste qui sono molto molto carine, come un'altra confezione simile però fatta ad esagono che già ho, per realizzare proprio l'effetto bollicine quando magari creiamo, non lo so, un disegno o qualcosa del genere sopra magari una base cammino, quindi sono davvero davvero molto molto versatili. Allora, c'è questo qui che è l'Holo Purple, quindi un pigmento olografico viola, che oh mio Dio quanto è bello anche questo, guardate. No vabbè, dai, guardate quanta luce crea. Assurdo, assurdo, è troppo bello, guardate. Questo, l'olografico di questo tende anche molto sul blu ed è bellissimo. E ce n'è anche qui tantissimo perché sono 10 grammi, quindi davvero, davvero molto, molto pieni. Guardate le luci. No, vabbè ragazze, veramente io impazzisco con queste cose, impazzisco. E l'ultimo è questo pigmento tagliato con questa grana, ora non ricordo se è come pigmento o come glitter, ma è il neon blu, e anche qui sono 4 grammi, questo l'ho preso perché voglio provarlo essenzialmente soprattutto nella resina. Vediamolo insieme. Quanto è bello anche questo, ha un bellissimo bellissimo colore. Questi, se non mi sbaglio, sono più glitter. Sì, sono dei mini, dei glitter molto molto sottili, tagliati in modo molto molto sottile, e sono molto molto carini secondo me nella resina, perché se fate una base celeste e poi ci mettete questi, magari un celeste ovviamente o più chiaro o più scuro, crea un gioco di colori veramente assurdo. Questi sono davvero davvero belli, guardate. Quindi questi sono in neon blu, e questo è stato tutto l'acquisto da Sparkly, che tra l'altro il telefono non mette più a fuoco, ma lo capisco, visto che ci sono tantissime tantissime cose. Adesso dobbiamo andare ad uscire il pacco di Frick Emporium, e adesso vi faccio vedere tutto il resto. Aspettate che riposiziono di nuovo tutto, tutto quanto, anche perché molte cose si stavano perdendo nel misto del tutto. Questo qui è il pacco invece da Frick Emporium, che anche qui ora vi faccio vedere. Vi giuro, io amo tantissimo Frick Emporium e Spacchette sul Shop, sono diventati i negozi dalla quale io comprerei tutto tutto quanto. Allora, la prima cosa che c'è è questo mega stampo di questi ovali, quindi vi leggo anche la didascalia, stampo cabochon, Nina, parliamo bene, misura 25x40, blu per resine possiliche di Emporium. Quindi se vi interessano, vi ricordo, gli stampi fatti di un'ottima gomma, perché anche loro li sto provando e mi sto trovando benissimo. Tra l'altro guardate, super super lucido, li trovate da Frick Emporium. Questi qui li ho presi perché voglio provare essenzialmente a fare alcuni esperimenti. Vorrei provare a realizzare qualcosa di particolare all'interno, che siano paesaggi, che siano animaletti, insomma, provare a realizzare un po' di cosine diverse e incastonarli alle basi cameo, che praticamente hanno questa forma, e creare con un tutt'uno con la base, come se fosse tipo tutto un mondo. Non lo so, per farvi un esempio, ho in mente di farne uno tutto effetto natura, con dei
funghetti attaccati su come con questi pigmenti qui che vi ho fatto vedere prima, e all'interno di questi inglobare un po' di funghetti, un po' di boschetto, sapete, questo effetto qui. E magari puoi mettere sopra il cammino una fatina, un qualcosa del genere. Ecco, a grandi linee questa è l'idea. Ora non ve l'ho esposta veramente come devo farla, perché altrimenti ve la darei così praticamente. Ma questo più o meno è quello che voglio fare. E direi che vanno alla grande, perché sono stra lucidi. Cioè, guardate quanto sono lucidi. Vediamo se impedite anche me. No, oddio, va bene, ma si specchia, c'è anche la finestra, la vedete la finestra questa qui? No, sono lucidissimi veramente, stra perfetto lo stampo, davvero perfetto. Flavia è un mito assoluto. Poi qui dentro, praticamente, voi lo sapete, no? Io ho questo da Click & Forum già da un pochino di tempo, in realtà già qualche anno fa, infatti se tornate indietro tra i miei video, vedete, come si chiama, vedete un video, uno dei miei primi spacchettamenti che ho fatto nel canale da Click & Forum, e praticamente, aspettate, prima lo apro e poi vi spiego. Ecco qua, praticamente ieri ho visto il video della dolcissima Serena di Mondo Inundito, che anche lei aveva fatto il suo primo appunto ordine da Click & Forum, e aveva preso questo colore qui, così appena l'ho visto, siccome lei come me ama il rosa a livelli assurdi, quando ho visto che lei aveva preso questo qui da Click & Forum ho detto, no vabbè, io non l'ho mai visto, cioè dove sta, ma non esiste, anch'io lo voglio, anche perché come ho detto a lei io li utilizzo spennellati su le basi resina già pronte, perché ovviamente sono colori acrilici, quindi proprio spennello la base in resina e crea un effetto fantastico. Quindi grazie a Serena che l'ha acquistato, io l'ho visto appunto in video e poi l'ho cercato anch'io su Click & Forum e ne ho approfittato per prenderlo anch'io, ed è appunto un colore acrilico cangiante. In che senso? Nel senso che fa queste colorazioni qui, non so se si vede, forse da sotto, metti a fuoco, insomma fa queste colorazioni rosa e oro, ed è della Ferrari, una marca che io utilizzo anche da un bel po' di tempo. Vediamo se lo apro, guardate qua. Metti a fuoco, eccolo qua, guardate questi colori, questi cambi di colori oro e rosa che fa, è qualcosa di assurdo, veramente assurdo, quindi non potevo assolutamente farmelo scappare, perché secondo me con questo possono uscire cose davvero molto carine, quindi ho deciso subito di prendere questo qui, ed è l'Apa Color, colore acrilico Bicolor numero 107, quindi della Ferrari. Poi all'interno del pacchetto c'è anche questo qua, che credo sia tra l'altro un omaggio da parte di Flavia, che è un panetto di Premo Scalpi. Vi dico anche il numero, e il numero, dove lo scriveva la Scalpi? Forse è solo il numero, va bene, io non vedo più niente tra l'altro oggi. Eccolo qua, è il color blush, quindi il color rosa blush, ed è un bellissimo colore. Tra l'altro Flavia conosce i miei gusti, l'abbiamo capito, quindi grazie Flavia, grazie mille. Quindi c'è questo qui. Poi ho preso altre cosine che essenzialmente avevo terminato un'altra volta e che mi servivano per forza, e sono la catenina, e sono 20 metri. Quindi sono 10 metri in ottone e 10 metri anche in ottone, con questi bellissimi tocchi. Io amo loro proprio in generale, come impacchettano tutto davvero. E ho preso appunto semplicemente la catenina, ed ho preso di nuovo i miei gancini, gli boils, non so mai come si chiamano, che sono i ganci per pendente, essenzialmente quelli che attacco dietro le pezzini sia in timo che in resina, questi qui. Quindi questo è stato tutto il mio ordine creativo da Click & Forum e Sparkly Dress Shop. Spero che il video in generale, tutto lo spacchettamento vi sia piaciuto. A me ha lasciato davvero a bocca aperta, perché le cose che ho preso questa volta sono veramente bellissime, e sì, ne sto anche facendo tra virgolette la collezione, soprattutto di glitter e pigmenti vari. Vi ricordo che i due siti, che sono Sparkly Dress Shop per quanto riguarda glitter e pigmenti e Click & Forum per quanto riguarda anche glitter e pigmenti, ma comunque pasta modellabile, colori, catenine, quindi articoli di bigiotteria, stampi, soprattutto gli stampi, lì lo trovate, insomma, i vari link, io mi sto perdendo, perdonatemi, perché troppe cose belle davanti, trovate i link qui sotto nell'info box.
niente, io ora vado a farvi la clip in cui vedete tutta la luce del sole, così vedete tutto molto molto meglio, e noi ci vediamo nel prossimo video e con tante tantissime nuove creazioni molto molto presto. Vi mando un mega bacione ed un bacio e un abbraccio enorme alla mia dolcissima Giulia e alla mia dolcissima Flavia, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Thank you.